sempre in diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio che la Book Sprint Edizioni dedica ai suoi autori. Sono in compagnia di Gloria Speziani. Buongiorno. Ciao. Gloria. Buongiorno. Come va? Bene. Tutto bene? Sì. Emozionata. Emozionata. Lo vedo. Ma sì, non preoccuparti, abbiamo tante cose da dire inerenti appunto al tuo romanzo. E la cosa più importante, diciamo, il titolo. Aveva ragione Platone? E oltretutto, dobbiamo dirlo, qui noi sulla nostra copertina abbiamo un altro nome, vero? Ed è Daisy Pop. Io sì, però ti ho detto, oggi, visto che abbiamo la possibilità di far vedere visivamente l'autore, vorrei che si presentasse appunto con il suo vero nome. Anche se dopo mi spiegherai il perché della presenza di Daisy Pop. Certo. Partiamo dal principio. Aveva ragione Platone? Come va la scelta di questo? Che poi in verità c'è questo errore, perché al di sotto c'era scritto Plutone, la vocale U è stata ovviamente ripennata e abbiamo inserito l'A, e quindi automaticamente da Plutone a Platone c'è una netta differenza, diciamo, no? Certo. Siamo passati da un pianeta a un filosofo. A un filosofo, sì. È nato tutto da una frase sbagliata pronunciata in una conversazione con un'amica, proprio, in cui parlavamo dell'anima gemella, del discorso di sempre la ricerca della felicità, di trovare quel qualcosa che potesse renderci felici finalmente, dove io appunto mi è sfuggito questa ragione Plutone dopo aver letto Casamella l'oroscopo, diciamo la verità. E giustamente la mia amica ha cominciato a ridere, a ridere alla grande, dicendo forse intendevi Platone, e ho detto, ho pensato potrebbe essere il titolo del mio romanzo. Vedi, è uscito un titolo originale, un titolo originale che di norma escono sempre quando uno meno se lo aspetta. Allora, sì, veramente. A volte casomai ci avrei pensato milioni di volte e poi... Sì, il manoscritto era lì, però non avevo ancora trovato il titolo. E che poi, in quell'attimo... prima nella nostra pre-intervista, come la chiamiamo noi, di conoscenza, mi hai detto che questo libro era nel cassetto già da tanto tempo, sì, vero? Sì, l'ho scritto tra il 2001 e il 2002. È più per una cosa mia personale, per un racconto che volevo avere una piccola soddisfazione mia di vedere qualcosa di scritto. Però poi è sempre rimasto un sogno nel cassetto, proprio perché la vita ti porta. Sì, ero anche Lo sei tuttora. Sì, decisamente. Prima, quando abbiamo parlato del tuo romanzo, appunto mi dicevi, no, ma io non so ancora, non sono convinta, no, guarda, sono qui, però non so, ho detto... Mi sembra di essere fuori posto, quasi. Sì, sì. Invece... la vita è proprio diversa, mai pensando di riuscire a vivere un'emozione del genere, ecco. Però è successo... Vedi, adesso ce l'abbiamo qui, ce l'ho io tra le mani, cartaceo, e un insieme di tanti anni, di tante emozioni, di tante sensazioni, finalmente ha preso forma, sì, in questo libro. Aveva ragione Platone. Platone. La prima persona che ha fatto leggere questo libro, chi è stata? L'amica con cui è nato il nome, sì. Lei è un'appassionata lettrice, era la persona che mi sembrava più addentro al mondo dei libri, dei romanzi, per quindi avere un giudizio. Quindi ti sei anche fidata, sì, da un punto di vista tecnico, diciamo. Sì, sì, ecco, sì. Non sì, era soltanto... Sì, sì. Perché a volte uno dice, no, la prima persona che l'ho fatto leggere era la mia amica. No, lei è stata nell'ambiente... Gli amici devono essere sinceri. Sì, devono infatti essere, io ho chiesto un po' sinceri, più un parere... piatto, chiaro, diretto, se fosse una sciocchezza o se lo fosse invece... Lo butto al pubblico, ecco. Sì, proprio quello. È stato proprio quello lì. Sì, sì, sì. E lei appunto, da lettrice incallita e comunque l'è con piaciuto, un passato di anche lei nel mondo dell'editoria... Ti ha spronata. Mi ha spronata. Fatto bene. È stata lei poi a inviare il tutto alla Book Sprint. Ci ha creduto davvero. Veramente. A maggior più ragione che lei, forse, da un punto di vista tecnico, sì, forse era un po' più addentro, sì, questo, sì, tipo di lavoro. Dice che quindi vuol dire che nascosto, ha trovato qualcosa, ed ecco che qui il lavoro è stato realizzato. All'interno del libro noi parliamo di un determinato argomento, trattiamo una tematica così sentita, così discussa, l'amore. Sì. Il rapporto, la coppia e... come dico sempre, il rapporto due è un campo di battaglia. È un campo di battaglia dove ci si scontra, ci si ama, a volte ci si allontana e poi ci si ritrova. Come sono i protagonisti? Ma i protagonisti... La protagonista alla fine, la perché è proprio incentrato sulla protagonista, su quello che prova lei, su quello che vive lei, su come sente, come vive le situazioni.
che spesso è molto diverso da quello che poi dimostra invece in realtà, quello che vuol far capire agli altri, ecco. Sì. Per cui è più tutto un discorso tra lei e la sua vocina in cui, interiore. In cui forse è il vero io, quella persona, sì, perché spesso... nel senso che la persona che vorrebbe essere in realtà vorrebbe essere più coraggiosa, più sfacciata, più... Perché lei com'è in realtà? È un po' più riservata? Più che riservata, si attiene molto alle regole, molto... Quindi inquadrata. Sì, molto si deve fare così, si deve rispondere così, perché la famiglia vuole così, perché il paese è piccolo, perché... Per cui è una persona tranquilla che vive... nella media, la classica ragazza nella media che però vorrebbe invece esprimersi meglio. Perché in realtà la sua natura è completamente diversa. Sì, sì. Quella natura è un po' più ribelle, è una natura, sì, che sta per esplodere. È più sentimentale, più ricca di emozioni, più di quello... Passionale, più passionale. Ecco, il termine, sì, esatto, è passionale. Sì. E un po' ti ci rivede in questa protagonista. Sì, sì, di sicuro un po' di me c'è nel libro, non sarei riuscita forse a esprimere questa cosa. Forse quello è il punto di partenza, però poi dopo è tutto merito della fantasia, sì, anche sì, dei, sì, tuoi desideri. Dopo la fantasia ha giocato un ruolo importante, non avrei avuto possibilità di creare una storia un po' frizzante, ecco. Nel senso, però... L'amore è frizzante, sì, sì, alla fine ci sono, sì, tante sfaccettature di come intendere l'amore, sì, dipende poi dalle persone e dai personaggi, però è bello quando riesce ad abbracciare a ventaglio tutte le emozioni, come dico io. Ed è vero, sarei quasi curiosa di iniziare a leggere qualcosa e di vedere un pochino con le tende. Però c'era un particolare di cui abbiamo discusso prima che mi era piaciuto, voglio dirlo. Ovviamente il tuo nome è diverso, sì, da quello che vediamo appunto stampato sulla pagina, no, del romanzo. Perché poi hai scelto invece come pseudonimo Daisy Pope? All'inizio proprio perché la mia insicurezza verso gli altri, cioè nel senso, mai avrei pensato che qualcuno potesse leggere un libro col mio nome. Sì. E poi è una dedica particolare alla mia nonna materna, sì, che è mancata tanti anni fa, con cui io vivevo, e il nome è proprio la traduzione letterale, perché mia nonna si chiamava Margherita Papa e tradotto mi è suonato subito un bel nome, Daisy, suona molto bene, Daisy Pope. E anche lì, in un secondo, dopo aver pensato tanti mesi. Con che nome potevo nascondermi per scrivere il libro. Sarà stata lei che voleva essere presente anche in questo, in questa parte della tua vita? Può darsi, io ho vissuto tanto con lei, me la sono goduta, per cui ho percepito questa cosa. E allora mi è sembrato quasi un omaggio dovuto alla mia nonna, è nato questo Daisy Pope. Guarda, io Gloria sono contenta di innanzitutto che tu ti sia riuscita un po' a sciogliere, che sì, abbia voluto partecipare e vivere con noi questa esperienza insieme alla Book Sprint Edizioni, perché poi mi rendo conto che parlare del proprio, sì, libro, del proprio lavoro, mostrarsi davanti alle telecamere non è semplice, specialmente quando c'è una grande emozione. Sì. Però la cosa bella, pensa a questo, così come è nato tutto per caso, la scelta del titolo, la scelta dello pseudonimo, il lavoro un po' nascosto, sì, ma è modo simpatico, diciamo, della tua amica che ha creduto nel tuo lavoro, l'ha mandato, che sia l'inizio di tante altre pubblicazioni, no? Speriamo. In bocca al lupo allora. Grazie e mille. Grazie per aver condiviso con noi questa esperienza. Grazie ancora. Edizioni.